Soprattutto l'ultimo set è stato un vero peccato perché arrivavamo lanciate da un terzo set giocato bene, dove abbiamo giocato bene in tutti i fondamentali e per tutto il set, cosa che invece nei precedenti due non avevamo fatto, perché sì che sono finiti a 23, magari ci poteva stare anche il 24 pari, adesso io non so se era fuori dentro, comunque la palla lasciamo stare. Comunque il problema è che quei due set lì ci siamo svegliate un po' troppo tardi, perché una volta che vai sotto, adesso non mi ricordo bene, comunque era 16-10, 16-9, entrambi i set con una squadra di esperienza così è poi difficile recuperare. Ce l'abbiamo fatta e siamo arrivate lì e poi ci sono mancati i due punti per chiudere. E il quarto è stato proprio un disastro, una cosa anche brutta da vedere, penso per il pubblico che comunque continuava a incitarci. È stata una brutta parentesi proprio del nostro cammino, perché non siamo quelle noi. Sì, esatto, non so quello che. Boh, sono un po' di uscite che forse adesso non ricordo. Sì, dopo Urbino che siamo andate un po' incalando, comunque alti e bassi, non si è riuscita a tenere una continuità necessaria per portare a casa la partita. E quindi appunto davvero azzerare tutto e soprattutto avere la convinzione di potercela fare, perché credo che sia molto importante partire la mentalità, partire mentalmente pronte. Sì, sarà una battaglia, sì, è Busto Arsizio che non ha mai vinto una partita, però quante volte è successo che una squadra non avesse mai vinto e poi le partite che contavano. Quindi io ci credo, tutta la squadra. D'accordo, non avete niente da perdere. No, esatto. Quindi ci dobbiamo credere, ci crediamo e ritorniamo in palestra per rialzarci e per concludere questa stagione come meritiamo. Ma è tutto l'anno però, non è tutto la settimana, noi abbiamo sempre vissuto di alti e bassi e non siamo riusciti ad avere continuità nell'arco di tutto il campionato. Ma la domanda è, la continuità la potevamo avere? Rispondete voi. È difficile poter avere della continuità quando succedono queste cose, per cui insomma io non mi sento di imputare niente alle ragazze, cioè, assolutamente, perché si sa benissimo, noi che facciamo questo lavoro sappiamo che per avere continuità devi allenarti con tutto l'organico a disposizione, non è successo per larga parte di quest'anno, prima in novembre per i 20 giorni della Coppa del Mondo dove avevamo 6 giocatori, non dimenticate, avevamo due liberi, due palleggiatori, un centrale e uno schiacciatore, dopo sono successi gli infortuni che sono successi e di conseguenza questa è la naturale evoluzione di quest'annata, insomma non posso recriminare niente se non alla sfortuna che abbiamo avuto e basta, insomma. Però, insomma, nonostante questo, se voi andate a vedere la classifica per bene, noi non siamo ottavi. Noi abbiamo vinto le stesse partite, praticamente saremo quarti, credo, adesso non so bene, però abbiamo vinto più di Piacenza, credo. E se considerate anche che secondo me ci mancano 4 punti in classifica, perché ci manca quel punto di Pavia dovuto a questa follia del calendario. Il 29 di ottobre è evidente che insomma cosa possiamo dire a queste ragazze? Certo, oggi c'è del rammarico perché tutti i set abbiamo iniziato sempre indietro di tantissimi punti, il primo e il secondo set abbiamo iniziato che eravamo 16-10, 16-9, roba del genere, 15-9 e abbiamo recuperato fino a 23. Io sinceramente mi domando come mai Piacenza non fosse già davanti da noi prima ancora di questa gara, cioè, francamente, cioè, se guardiamo le giocatrici dall'altra parte, le giocatrici che abbiamo noi, Piacenza è una squadra che ha 4 giocatrici che hanno già vinto lo scudetto,
con un'età media sopra i 30, tutta gente esperta in un livello di campionato francamente abbastanza, è il più basso sicuramente da quando io faccio la Serie A, non ci sono dubbi. Per cui io non posso che essere soddisfatto del lavoro fatto dalle ragazze e continuo ad avere fiducia per l'anno prossimo, giustamente, perché adesso direi delle stupidaggini per il playoff. Noi cercheremo di farci onore, spero perlomeno di non vedere il quarto set, quello sicuramente, e spero che le ragazze abbiano ancora energia per giocare per loro stesse, per dare il meglio in campo e uscire a testa alta. Questa è la cosa più importante. Io sono straconvinto che se avessimo avuto tutte e 13 giocatrici in organico fin dall'inizio, noi non saremmo certamente qua, io ne sono sicuro di questo, ma saremmo molto vicini alla vetta, molto vicini. Anche perché se sei arrivato 3 punti da qualche posto così? Forse sono un pazzo, però io sono sicuro di questo, sono abbastanza convinto. Io ho dato un'occhiata alle statistiche proprio in settimana dell'annata, per confermarvi quanto è calato il campionato, con queste statistiche in attacco di quest'anno io con Piacenza sono retrocesso. Per cui 2 anni fa, non 20 anni fa. Per cui vedete un po' voi, se non è calato.